Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi nel giardino dei frati minori cappuccini, proprio perché vogliamo raccontarvi attraverso l'epistolario numero 4, l'epistolario che va a raccogliere un po' tutti gli scritti di Padre Pio che sono indirizzati ai frati, ai sacerdoti. E all'interno di questo epistolario, verso l'appendice, ci sono dei brevi discorsi di Padre Pio che sono stati raccolti. Ad esempio, ci sono dei discorsi che ha raccolto Padre Ezechia Cardone, un frate minore che negli anni 60 ha trascorso qualche giorno qui a San Giovanni Rotondo e, stando in convento, chiese a Padre Pio un giorno dei fogli su cui prendere degli appunti. Padre Pio aprì la sua scrivania e gli diede un quaderno che sì, da un lato era insomma vuoto, nuovo, ma dall'altro era ricco di appunti. Chiaramente Padre Ezechia Cardone li tenne gelosamente custoditi e poi vennero pubblicati. E tra questi c'è un bellissimo discorso di Padre Pio sul primo giorno dell'anno. Incominciamo oggi, o fratelli, a fare il bene che nulla fin qui abbiamo fatto. Ecco, comincia proprio così, attraverso le parole di San Francesco, che, scrive Padre Pio, il serafico padre nella sua umiltà applicava a se stesso. E allora, Padre Pio, rivolgendosi a tutti noi, rendiamo le nostre all'inizio di questo nuovo anno. Veramente nulla abbiamo fatto fino ad oggi, o se non altro ben poco. Gli anni si sono susseguiti nel sorgere e nel tramontare, senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati, se niente vi era da riparare, da aggiungere, da togliere alla nostra condotta. Abbiamo vissuto all'impensata, come se un giorno l'Eterno Giudice non dovesse chiamarci a sé e chiederci conto del nostro operato, del come abbiamo speso il nostro tempo. Eppure, scrive Padre Pio, di ogni minuto dovremmo rendere strettissimo conto, di ogni movimento della grazia, di ogni santa ispirazione, di ogni occasione che ci si presenti a fare, di fare il bene. La più lieve trasgressione della legge santa di Dio sarà presa in considerazione. Poveri noi, non sarà allora il caso di ripetere, spaventati ed atterriti, del giusto giudizio di Dio: o monti, rovesciatevi, o terre, apritevi ed inghiottitemi, perché io tremo alla presenza dell'Altissimo. E qui, in questo bel discorso che vi invito a leggere proprio in questa giornata, Padre Pio continua e appunto mette insieme tutti quelli che sono i suoi pensieri dedicati a questo giorno importante che cominciamo a vivere anche tutti noi con un nuovo anno. E allora lui conclude: premuniamoci contro il mondo e le passioni che, quali belve feroci, attenteranno al nostro eterno bene. Nella nostra debolezza non diffidiamo oggi e sempre del divino aiuto. Quel Dio che ci siamo proposti di vedere e tenere scolpito dinanzi alla nostra mente è sempre pronto a venirci in aiuto. State tranquilli. Egli, sempre fedele nelle sue promesse, vedendoci combattere da forti, manderà i suoi angeli a sostenerci nella prova. E quindi la palma della gloria non è serbata se non a chi combatte da prode fino alla fine. Incominci dunque quest'anno il nostro santo combattimento. Dio ci assisterà e ci coronerà di un eterno trionfo. Deo gratias.